Bene, buongiorno a tutti e grazie per essere qui, soprattutto grazie a Frank e a Sara che ci aiuterà a tradurre. Per me è un piacere perché ebbi l'occasione già di presentare un libro un bel po' di anni fa al Salone del Libro, El Negro e Io, di Frank, e devo dire anche da suo appassionato lettore, perché i suoi libri hanno molto di antropologico, sono sempre dei viaggi nella differenza. Lui è un scrittore forse un po' anomalo, perché non scrive romanzi nel senso letterale, ma parte sempre da un'idea o di un concetto e poi col modello del reportage arriva a indagare molti aspetti che non sono strettamente solo legati all'oggetto del libro, ma a temi molto, molto più ampi. Oggi siamo qui a parlare di Noi Umani, l'ultimo libro di Frank, che parla di paleontologia, potremmo dire, no? E tutto ruota attorno a Flo. Flo lo chiamiamo confidenzialmente l'Homo Floresiensis, lo scheletro di un uomo preistorico trovato nell'isola di Flores, nell'arcipelago indonesiano. Allora, la prima domanda è: perché parlare di Flo oggi? Chi è Flo e perché parlare di Flo? I was amazed when Flo was presented to the world in 2004. I think like many other earthlings, because it was in all newspapers and all news outlets, and it was on the cover of Nature magazine, and the headline was A New Human. So as if you find a lost family member. But in this case, the family member was dwarf-sized, 1 meter tall, flat feet, weighing only 25 kilos, nicknamed the Hobbit, not only Flo, the Hobbit. And he, she, they lived along with us until fairly recently. And more interestingly, I think, they upset the idea, the existing ideas of who we think we are, where we come from, human evolution. Everything was uprooted. I find it endlessly interesting. Allora, devo dire che anche io, quando ho scoperto l'esistenza di Flo, sono rimasto di stucco, perché non me l'aspettavo, sono rimasto assolutamente sorpresissimo, un po' come tutti, come tutto il mondo è rimasto sorpreso di scoprire che Flo era lì, esisteva, noi non lo sapevamo. Ne hanno parlato tutti i giornali, era sulla copertina di Nature, e c'era questo titolo a caratteri cubitali, A New Human, un nuovo umano, un nuovo essere umano, un po' come fosse un parente che ci eravamo persi di vista tanto tempo fa e rieccolo, guarda un po'. In realtà sì, è un parente, però un parente un po' particolare, perché se vogliamo è un, chiamiamolo affettuosamente, un nanetto, perché è alto un metro più o meno, ha i piedi piatti, pesa circa 25 kg e oltre a essere chiamato Flo, pensate un po', lo chiamano anche l'Hobbit, vabbè. E, insomma, lui, lei, loro, diciamo, Flo ha vissuto qui con noi fino in fondo a tempi abbastanza recenti. Ma la cosa che è più sconvolgente, se vogliamo, è il fatto che quando si è scoperto di Flo, è un po' andato tutto a soqquadro quello che era il nostro pensiero su chi siamo, la nostra idea di da dove veniamo e anche la teoria dell'evoluzione. Insomma, tutto ha un po' scompaginato tutte le carte, e per questo secondo me era molto interessante Flo. Bene, e in effetti la scoperta di Flo e tutto il racconto che Frank ci fa è interessante, perché per certi versi ripercorre la ricerca di quel famoso anello mancante, no? A cui gli scienziati sono dati spesso alla ricerca, cioè dove è avvenuto quel passaggio dalla scimmia a noi, necessariamente doveva esserci, e questo sembrava, poi vedremo che forse Frank ci spiegherà che non è andata così. Però rimette, come spesso accade poi soprattutto
negli studi della paleontologia una scoperta rimette in gioco tutto il sistema che avevamo costruito di classificazione, perché ogni volta una scoperta rimette tutto in una dimensione nuova o in un rapporto nuovo tra di loro. Anche perché sembra che un po' la scienza occidentale abbia la necessità di classificare, ecco. Quindi che posto dare a Flo? Ecco, quello è il problema. Poi abbiamo anche delle immagini per farvi vedere. Yes, but it's interesting to see the need to classify, as you say, our longing for like reason. It should make sense that we are here, that we have evolved, we want to know how. I think it's not wrong to be curious, but we also, I think, always have to question our prefixed ideas and assumptions, because flow is really rocking the boat. This is Flores, Indonesia. I was there with my daughter, she was 15 years. This is the cave called Liang Bua, the cold cave, limestone, where she was found, Flo, eight of the tiny humans, the hobbits. It's like a natural cathedral. You have a Duomo, they have a natural one, and Flores. This is interesting, the guy who tried to find him but did not find him. This is today, but this is what they found. Actually a complete skeleton and the remains of seven others, which is enough to establish them as a different species. But now the interesting thing is that alongside the bones of eight small type human beings, Homo floresiensis, they found the remains of a stork, extinct. And the stork was 2 meters tall. Mm-hmm. Then they found the remains of rats, different types. Rats are small, we think, but the rats they found, they had the size of a pig. Then they found the remains of elephants. Elephants we consider to be big. But the elephants they found were like the size of ponies. So, on Earth, in a certain cave, at the other side of the globe, there used to be a world in which what we consider to be big was small. And what we consider to be small was big. And I thought, like, okay, let's go inside the cave, but it's not Alice in Wonderland. Let's go down the rabbit hole, but it's not, it's non-fiction, it's true. What does it tell us about how we see ourselves? Okay. E quindi, tornando a quello che dicevamo prima, appunto, la classificazione, sì, è vero, c'è una necessità di classificare, di dare un po' un senso, di avere un approccio logico a tutto quello che ci riguarda, e secondo me ha anche un senso che ci poniamo delle domande cercando delle risposte logiche, ovvero chi siamo, da dove veniamo. Assolutamente non è sbagliato essere curiosi, però secondo me è anche molto importante che non perdiamo mai di vista la necessità di non restare fissati su certe idee, perché a volte uno ha un'idea preconcetta e invece magari le cose possono poi cambiare. Ed effettivamente Flo ha fatto proprio quello, ci ha dato un bello scossone a tutto e abbiamo un po' dovuto ripensare cose che noi davamo assolutamente per scontate. Le foto che avete visto poc'anzi, c'era un'immagine appunto di Frank con sua figlia, 15enne allora, proprio sulla famosa isola di Flo in Indonesia, quindi molto distante da noi, e quella è la
la grotta appunto dove hanno trovato questi resti assolutamente una scoperta rivoluzionaria in questa grotta che si chiama Lian Bua, cioè grotta fredda in sostanza. E cosa hanno trovato? Hanno trovato appunto avete visto l'immagine di un autoctono che pensava di aver trovato qualcosa, invece poi no, e poi invece avete visto invece proprio il posto dove hanno trovato questi resti così, così incredibili. E cosa hanno trovato? Di questi, chiamiamoli hobbit, che li chiamiamo così ma con affetto, ne hanno trovati 8 addirittura, in quella che avete visto poi invece l'immagine della natura, è una sorta di cattedrale naturale. Noi abbiamo il Duomo, voi avete il Duomo in Italia, ecco, loro lì invece hanno una cattedrale naturale. E quindi che cosa hanno trovato? Hanno trovato questi resti, e i resti erano quelli che avete visto uno scheletro, hanno trovato uno scheletro praticamente completo, integro, più parti di altri 7. Il che vuol dire che in tutto ce n'erano 8, il che vuol dire che in tutto in quella caverna, in quella grotta, erano seppelliti e si trovavano 8 creature umane di una specie diversa però dalla nostra. E la cosa interessante non è soltanto che si siano trovati questi resti umani, chiamiamoli così, ma che cosa si è trovato oltre agli umani, perché oltre a questi piccoli Homo floresiensis, come appunto si chiama questo hobbit, e cosa hanno trovato? Hanno trovato quella che vedete ancora qui alle nostre spalle, cioè una cicogna, resti di cicogne, che però le cicogne da noi non sono proprio così, invece lì le cicogne erano alte 2 metri. Poi hanno trovato dei resti di ratti. Adesso i ratti noi siamo abituati a pensarli magari grossi, ma sempre dimensione ratto. Invece lì i ratti avevano le dimensioni di un maiale. E poi hanno trovato i resti anche di elefanti. Elefanti che noi siamo abituati a immaginare essere dimensione elefante, quindi grossi. E invece no, erano in questo caso dimensione pony, l'elefante. Per cui in sostanza cosa è successo? Che sul nostro pianeta, in una grotta, dall'altro capo del mondo, si è trovato qualcosa che ci rivela l'esistenza di una vita, di un mondo in cui le cose che noi diamo per scontato che siano grandi erano piccole, e le cose che noi diamo per scontate che siano piccole erano molto grandi, appunto. E tutto questo appunto mi ha fatto pensare, effettivamente voglio andarci anch'io in questa grotta, voglio vedere assolutamente cosa succede, cosa è successo in questa grotta, e un po' come Alice nel Paese delle Meraviglie mi sono avventurato su questa strada, e come Alice mi sono un po' perso, devo dire, perché era tutto così affascinante, ma la cosa più affascinante di tutto era che non era una favola, era tutto vero. Grazie. Beh, intanto devo dire che questo racconto delle diverse dimensioni, no, ricorda molto un bellissimo passaggio dei Viaggi di Gulliver, quando Gulliver si trova sempre a essere sbagliato nel posto giusto, è troppo grande tra i lilliputiani, troppo piccolo tra i giganti, e a un certo punto dice: proprio vero che grande e piccolo è questione di punti di vista, no? E quindi ci dovrebbe aiutare un po' anche. But Gulliver made it up. Sì, però poi però lui se l'era un po' inventata la faccenda, la mia, esatto, vera però. Questo è vero. E no, invece, ecco, tornando alla nostra grotta, rimaniamo in questa grotta visto che ci siamo arrivati. Il racconto del libro è interessante perché da un lato c'è la vicenda della scoperta scientifica e tutto ciò che comporta, ma dietro alle vicende scientifiche ci sono delle storie umane, molto umane. E potremmo dire che due sono i grandi personaggi a cui ruota attorno tutta la ricerca. Uno è quello che stesso Frank definisce un eroe tragico, che è padre Verhoeven, e adesso poi ci fa. Abbiamo visto anche, eccolo qua, il quale per primo forse intuisce che lì ci sono qualcosa, ma non scava abbastanza, trova qualcosa, ma non trova l'uomo floresiense.
E poi invece c'è Eugène Dubois, l'altro grande paleontologo, che è il protagonista poi del racconto. Ecco, raccontare anche le storie di due, come si intrecciano poi nella scoperta scientifica. Dietro ci sono delle storie umane, molto umane, anche di piccole cose, di tragedie che finiscono perché qualcuno risulti vincitore e qualcun altro dimenticato quasi dalla storia. I think anthropology is a weird science. I know, Marco, you are an anthropologist, but it's the study about who we are, who we think we are. And you cannot be separated from what you study, since you are a human. So this is a paradox. You study what you are, or what you think you are. This is one of the fundamental problems. If you study the stars, astronomy, okay, you look at the stars and you try to make sense. If you look at anthropology, you look at yourself. That makes it more complex. And I found that on the journey, I like to travel, I like to ask questions, I like to invite you as readers to come along with me and to see what I see or to question what I question. I found very, very characteristic, endlessly interesting paleoanthropologists, like a priest who's supposed to look up to the heavens, who devoted his life searching for clues about where we come from. Ma Marco, diciamo che l'antropologia sicuramente, secondo me, è una scienza un po' strana. E tu, essendo antropologo, sicuramente mi darai ragione in questo senso. Nel senso che l'antropologia, che cos'è? La scienza che ci porta a chiederci chi siamo, ci porta a chiederci da dove veniamo e ci porta anche a domandarci, come dire, ha una difficoltà di fondo, perché non ci permette di separare noi stessi dall'oggetto del nostro studio, perché siamo noi stessi l'oggetto del nostro studio. Questo è un po' un paradosso, no, che caratterizza appunto l'antropologia, perché l'astronomia, studi l'astronomia, guardi le stelle, studi le stelle, ok. Invece l'antropologia, studi te stesso, la cosa è molto più complicata effettivamente. Quindi quando mi imbarco in questi miei viaggi, quello che faccio è porre tantissime domande a me stesso per cercare di trovare delle risposte, e ovviamente scrivendo un libro invito i lettori, invito tutti voi a vedere le cose tramite i miei occhi, a porre le stesse domande anche voi, magari a trovare delle risposte anche diverse. E devo dire che ho trovato in questo viaggio in particolare, mi sono imbattuto appunto in una, come dire, in un tipo di antropologia un po' particolare, la paleoantropologia, grazie a questo prete che vedete appunto, ha citato anche Marco prima, questo prete che vedete nell'immagine qui dietro, il quale in teoria doveva passare la sua vita, e magari l'ho anche fatto, guardare il cielo e a guardare su in alto, e poi in realtà l'ha passata con gli occhi ben fermi sotto terra, addirittura scavando, per cercare di scoprire cosa c'era sotto, trovare degli indizi per capire da dove veniamo. Tra l'altro la cosa curiosa è che padre Ferri, nella sua ricerca dell'origine umana, va contro gli insegnamenti della sua stessa Chiesa, che in realtà poi vede che siamo stati creati da una divinità, e invece lui in qualche modo si contraddice. That's what makes humans interesting, because they are not what you think they are. When I tried to investigate the life of Father Verhoeven, immediately I came across his wife. Wow, what about celibacy? Isn't that one of the... Well, at some point in his life, he married an ex-nun. And one of the rats, the giant rats that he uncovered, unearthed in the cave of Liang Bua,
he scientifically named after Paola. I forgot the name. There is one rat called Father Verhoeveni, and there is one Papa Paola. It was named after his. So things happen in life, don't they? Beh, effettivamente sì, ma in fondo è proprio per quello che è interessante vedere chi sono gli esseri umani, come si comportano, quante contraddizioni li caratterizzano, e per questo per me è stato assolutamente molto interessante scoprire, indagare proprio la vita di Padre Verhoeven, per l'appunto, il quale in primis non solo facevo quello che dicevi tu, Marco, ma la prima cosa che ho scoperto è che aveva una moglie, e mi sono chiesto, ma scusa, non era un prete, com'è che aveva una moglie? E invece sì, aveva una moglie ed era addirittura una ex suora, sua moglie, pensate un po'. E tra l'altro uno dei topi giganti, dei ratti giganti che sono stati scoperti proprio da padre Verhoeven a Liambua, uno di essi porta proprio il nome di sua moglie. Adesso il nome preciso non me lo ricordo, ma se c'è uno di questi ratti appunto che si chiama padre Verhoeven e poi ha un nome scientifico, stessa cosa per Paola, sua moglie. So if you find an extinct unknown species of rat, you can name it scientifically after your beloved one. E quindi sappiate che se vi capitasse mai di trovare una dei resti di una specie mai vista né conosciuta sul pianeta Terra, potete dargli il nome di una persona a cui volete bene. Ecco, la vicenda di padre Verhoeven è veramente bellissima, interessante, e Frank la racconta appunto quasi avvolgendolo a spia, arrivando pian piano a scavare, perché poi la cosa interessante è che ci dice anche come lui arriva a trovare contatti, va a parlare con questo e quest'altro, così. E ne emerge questa figura appunto dell'uomo che per poco ha mancato la grande fama, ecco, per pochi decine di centimetri, adesso non ricordo, un metro e qualcosa, non trova l'uomo Flores, che verrà invece scoperto più tardi, e questa sarà la grande scoperta. Yes, I typecasted Father Verhoeven as the man that did not dig deep enough. It's like story of his life. But he did find the dwarf elephants, and when he found them, nobody in the world believed it was true. Not only because they are dwarf sized, but also because they were it was impossible to find elephants are from Africa and Asia and do not belong to the fauna, so was thought, of Flores, Indonesia, because it has an Australian type of fauna. This goes very deep, but he was not believed. He was presented as a fraud, as somebody who falsified his finds, until they came and found and saw the evidence, and they had to revise the existing theories. So did he not find the humans, the hobbit? Yes, but he did have some major breakthroughs. Beh, devo dire effettivamente che sì, è la sua una storia un po' particolare, e mi viene da definirlo, se dovessi dargli, come dire, definirlo in due parole, l'uomo che non è riuscito a scavare sufficientemente, arrivando fino sufficientemente in basso, diciamo così, si è fermato un attimo prima. È un po' la storia della sua vita, anche un po', come dire, in senso metaforico. Cosa è successo? Che padre Verhoeven ha trovato effettivamente, non ha trovato gli hobbit, ma ha trovato però i mini elefanti. E il problema qual è stato? Che non gli credeva nessuno.
Perché intanto perché i mini elefanti, cosa vuol dire mini elefanti? Gli elefanti sono grossi, nessuno ci credeva che potessero esistere dei mini elefanti. E poi perché comunque scientificamente ci veniva detto che solo Africa e Asia avevano gli elefanti, ma sicuramente non un isolotto dell'Indonesia che aveva una fauna assolutamente, come dire, derivata da quella australiana. E quindi in sostanza non gli ha creduto nessuno, poverino. Non gli ha creduto nessuno, addirittura l'hanno accusato di inventarsi le cose, finché effettivamente a un certo punto si è andati a vedere e a un certo punto ci si è resi conto che non è che raccontasse panzane, era vero, c'erano i mini elefanti ed erano in Indonesia, e questo ovviamente ha fatto sì che, evidenza alla mano, se sia stato necessario poi ripensare una serie di teorie. Quindi devo dire, ha trovato lui l'Hobbit, il nostro flow? No, effettivamente no, però sicuramente aveva già fatto un notevole passo avanti per l'umanità. Come spesso accade, appunto, la scienza a volte viene fatta per piccoli passi, a volte anche per passi laterali, non ci si arriva diversamente, ci si arriva di lato, e forse se lui non avesse iniziato a scavare, gli studiosi successivi non avrebbero mai trovato davvero Flo. Ecco, allora forse adesso è il momento di raccontare la scoperta di Flo vera e propria. The Dutch tried, and not only Father Verhoeven, but then a new group came, and a new group, because we have these colonial historical ties between Holland and Indonesia, and they all failed. They were all paleoanthropologists that did not dig deep enough. Enter an Australian, Mike Morwood, in 2004, and he went deeper than his Dutch predecessors, and he found the Hobbit. Actually, it was Indonesians. Like you see on the picture here, it's not only Father Verhoeven, but also people from Flores, and they found the Hobbit in 2004. E come è successo? È successo che dopo padre Verhoeven noi olandesi ci siamo incaponiti, abbiamo detto ma noi dobbiamo trovare, secondo me qualcosa ci deve essere qui, quindi abbiamo mandato, anche in virtù dei nostri, come dire, dei nostri trascorsi coloniali, c'è un rapporto particolare tra questa zona dell'Indonesia, in particolare l'Olanda, e quindi abbiamo mandato poi un altro gruppo di persone che non è riuscito a trovare niente, poi un altro gruppo di sempre di ricercatori che di nuovo non sono riusciti a trovare niente, e in sostanza ancora una volta quindi questi paleoantropologi non avevano scavato abbastanza, dovevano andare ancora più a fondo, finché un giorno è arrivato Mike Morwood, un australiano, e lui sì che ha scavato, finché alla fine l'Hobbit lo ha trovato. E come potete vedere però dalla foto, non è che siano stati soltanto olandesi e un australiano a essere coinvolti in questa impresa, perché c'erano anche degli abitanti appunto dell'isola di Flores. Ecco, qui forse cominciamo anche a fare il discorso del rapporto con l'altro, il diverso. Molto spesso anche le grandi scoperte scientifiche ci vengono raccontate come se fossero l'opera di un uomo, di un singolo, di un solitario. Anzi, molti invece delle scoperte, i ritrovamenti, le ricerche sono fatti in collaborazione con delle persone del posto, locali, altre per noi, noi siamo altri per loro, se vogliamo, e che spesso vengono anche un po' poco, diciamo, messo in evidenza nella narrazione finale. Well, there is, I think there is a whole chain of, in this case, paleoanthropologists that have found important pieces of the puzzle: bones, teeth, skulls. Yes, they are in museums all over the world. They are fossils, and they are absolutely important fossils. But all of these paleoanthropologists have interpreted their finds and created a story. And it's grandiose, it's epic. It's the story of who we are, where we come from. You have heard about out of Africa 1, out of Africa 2, so these stories are not only epic, they are based on very, very, very scarce facts. And I was puzzled
writing this book as a writer. I try not to make up things. I don't do that because I'm a reporter. But the science of paleoanthropology works with very, very little bones and extremely big stories. And the stories change over time, time and again. The first 100 years were dominated by man. The last 30, 40 years, there are also female paleoanthropologists, and the story has changed again. Sì, questo è assolutamente vero. E in realtà, appunto, tutti i passi avanti, le scoperte che vengono fatte sono il risultato non di quello che fa un paleoantropologo da solo, ma di una, diciamo, una catena di paleoantropologi che uno dopo l'altro contribuiscono trovando tanti piccoli pezzettini che poi vengono messi insieme. C'è chi trova un dente, c'è chi trova un osso, c'è chi trova un cranio. Ecco, tutti questi fossili che adesso si trovano nei più famosi musei di tutto il mondo sono assolutamente tutti importantissimi. Detto ciò, bisogna anche però sottolineare un altro aspetto che caratterizza la paleoantropologia, cioè il fatto che parte integrante della paleoantropologia è raccontare la storia che sta dietro a questi fossili, giusto? E quindi appunto ci sono queste storie epiche, queste storie assolutamente grandiose. Pensiamo alla mia Africa, poi c'è la mia Africa 2, poi insomma, nel senso, ci sono delle grandi storie che vengono, come dire, che si vengono ispirate proprio e basate su questi fossili che vengono ritrovati. E quindi sono storie da un lato sicuramente epiche, dall'altro però ahimè sono anche storie che ovviamente per forza di cose si basano su pochi fatti alla fine, perché il numero di fossili disponibili è molto limitato. Quindi io, scrittore ma anche reporter dentro, insomma, fondamentalmente non voglio solo scrivere di storie che chi lo sa se sono vere, perché voglio basarmi invece sui fatti reali. E la paleoantropologia appunto è caratterizzata invece da pochi ossetti, pezzettini qua e là, e storie gigantesche. Storie gigantesche che tra l'altro nella loro epicità cambiano con il trascorrere del tempo e cambiano non una volta ma anche più volte. Soprattutto considerando che per un centinaio di anni i protagonisti assoluti della paleoantropologia sono stati uomini e poi soltanto negli ultimi, diciamo, 30-40 anni sono entrate in gioco anche le paleoantropologhe donne, e questo ha cambiato molte storie in maniera molto significativa. E parlavamo prima a pranzo con Sara che in effetti la paleoantropologia, così come l'archeologia, per certi versi utilizza un metodo di ricerca che è molto simile a quello della polizia investigativa. Cosa fanno i poliziotti? Da piccoli dettagli devono ricostruire lo scenario globale. In fondo i paleoantropologi e anche gli archeologi da piccoli pezzi, frammenti di ossa di cranio o di un'anfora o di un mattone devono cercare di ricostruire quell'intera scena con pochissimi elementi, quindi è chiaro che è un grande lavoro anche di narrazione. Tutti i libri di Frank sono dei reportage fondamentalmente, e in questo, e lui prima diceva come tutti gli scopritori hanno avuto qualcuno che aiutava, anche in questo forse più che in altri. Infatti fin dall'inizio lui introduce il libro dicendo che nell'anno in cui faceva un corso all'Università di Leiden, un corso di reportage, coinvolge una buona parte dei suoi studenti nella ricerca, nel costruire un reportage su questi temi. Quindi questo libro è nato anche da una collaborazione con gli studenti, ed è infatti interessante, a volte anche divertente, alcune osservazioni fatte dagli studenti durante il corso, durante le lezioni, che a volte spiazzano anche l'insegnante. Yes, I was in this position. They asked me to teach reportage as an art form at Leiden University. They always have an author, a writer of literature. I was honored, and so I had students.
And I invited them to join me on this journey, not to Indonesia, but to philosophically, but also doing research about who we think, who do we think we are? And let me see, I have some pictures. Well, this is the room where we started. It's not very interesting, but we set out as if we were a group of detectives. As you said, like, what pieces, do we have a corpse? Yes, we have. It's called Flo. And then we went to see the Dutch paleoanthropologist. Maybe you can see it on the table. There are all these famous skulls. You've heard about them, maybe. There is Lucy from Ethiopia. You have Homo erectus. You have also a chimpanzee, also Homo sapiens. We have all these skulls on the table, and we start out our investigation. And I was fortunate to have 12 students that I not only invited to join me in the research, but they are part of the story in the book. Allora, effettivamente sì, mi è stato chiesto, come avviene abbastanza spesso, appunto ogni anno all'Università di Leida, appunto, chiedono ad un esponente della, diciamo, della classe letteraria, insomma, non so, uno scrittore in generale, di venire a scuola all'università e di tenere dei corsi per 6 mesi agli studenti. Hanno chiesto a me, io ho accettato ben volentieri, e quindi mi sono ritrovato appunto con questi studenti, i quali sono stati da me invitati a prendere parte a questa ricerca. Ahimè, non sono venuti in Indonesia, mi spiace per loro, ma si sono, come dire, il loro coinvolgimento è stato di natura filosofica, ovvero io gli ho chiesto il primo giorno: qui dobbiamo riflettere su una cosa, chi pensiamo di essere? E da lì siamo partiti, da quella stanza un po' tristina che avete visto prima, però comunque pregna, perché poi tante cose sono successe dopo. Scusate, siamo partiti come dei veri detective, appunto come in un film poliziesco, con degli elementi, e dovevamo scoprire che cosa era successo. Quindi ci siamo detti: abbiamo un cadavere? Ce l'abbiamo il cadavere? Certo che ce l'abbiamo, Flo, quindi il cadavere c'è. Poi abbiamo coinvolto dei paleoantropologi olandesi, ci siamo messi lì attorno a un tavolo, vedete l'immagine, vedete che ci sono dei teschi sul tavolo, beh, quei teschi lì sono teschi molto famosi, si va da Lucy dell'Etiopia per arrivare all'Homo erectus, per arrivare all'Homo sapiens, uno scimpanzé, e da lì, insomma, è partita la nostra indagine decisamente poliziesca, e devo dire che sono stato molto... molto felice, molto lieto di avere a che fare con questi studenti, perché non solo sono stati invitati a contribuire all'indagine di per sé, ma sono anche diventati poi protagonisti della storia che racconto nel libro. Sì, ed è interessante che uno dei primi, diciamo, delle prime questioni, se vogliamo chiamare filosofiche, no? Che si pongono nel momento in cui tu e i tuoi studenti cominciate a vedere, analizzare gli scheletri, i resti di questi nostri lontani antenati, e che chi è normale? Cioè, cosa vuol dire essere normali? Ecco, noi siamo normali, cioè ciascuno di noi pensa di essere normale. Apro una parentesi, ieri nella conferenza di apertura a Torino Spiritualità c'è stato un dialogo tra Lilian Thuram e padre Zanotelli, e Lilian Thuram, calciatore famoso, oggi direttore della Fondazione contro il razzismo, racconta di un episodio in cui lui telefona a un suo amico e chiede a suo amico Pier, come sono io? E Pier gli dice: tu sei nero. Bene, e tu come sei? E Pier gli risponde: io sono normale. Ecco, ognuno pensa sempre di essere normale. So I was extremely lucky to have all these students. The woman in the red shirt, she did not believe in evolution. She was a student at Leiden University, and she did not accept evolution theory. The woman in the celeste, the light blue, she's from Indonesia.
her, she speaks Malaysian, and she did all kinds of research into local stories from Flores about small humans that are still existing, that are still being told and retold. Then next to her, there is a student of literature who is a postmodernist who does not believe in facts. Everything is a perception or a concept. Then we have, I need that. I need to have more perspectives than just mine. Ma cosa vi posso dire? Guardate un attimo questa foto, le persone con cui ho lavorato così strettamente per così tanto tempo. Io sono stato molto fortunato a lavorare con questi studenti, perché guardate la donna che vedete vestita di rosso. Beh, nonostante appunto sia all'università di Leida, lei non crede nella teoria dell'evoluzione, assolutamente no. Eppure abbiamo lavorato assieme, è stato molto interessante. La ragazza che vedete vestita di azzurro nella foto invece arriva dall'Indonesia e parla malese. Quindi, grazie al cielo, ho avuto accesso a tutta una serie, ad esempio, di storie che ancora oggi si possono sentire, si possono leggere in zona su queste piccole creature che vivevano appunto in questi luoghi. E di fianco a lei c'è invece una persona che studia letteratura ed è un postmodernista, quindi dei fatti se ne frega proprio, perché sono tutte cose concettuali le cose che gli interessano. Questo per dire cosa? Per dire che io ho bisogno di punti di vista diversi dal mio. Esatto, perché nel momento in cui noi definiamo una normalità escludiamo gli altri da questo, o comunque li tacciamo di anormalità, e purtroppo è quello che avviene troppo spesso. Adesso mi viene in mente un altro libro di Farfosa, che stava pura razza bianca. Un libro bellissimo in cui lui parte attraverso la storia e tutte le vicende di questi cavalli lipizzani, quelli bianchi, belli, particolari, che vengono usati nelle parate, e che però poi diventa una riflessione sulla classificazione razziale, sul razzismo tout court. E anche qua il razzista pensa sempre di essere normale e che ad essere anormali siano gli altri. Yet I believe that there are some facts, and some. I think also that facts are becoming scarce, and that we live in times that, well, I mean, everybody is talking about alternative facts or fake news. I think we should not discard, like the hard matter. If you find a skull, it's probably a skull. It's there. You have to relate to it or think about it, or it's a good starting point. I think that also my reportage, I try to have respect for facts, and I think facts are the backbone of stories, and. I would not go as far as to go into this postmodern discourse and say it's all concepts, it's just the point of view you take, it's a matter of perspective. No, please. And this is also what I try to teach the students. They were asking very clever questions, but I said, first let's touch these skulls. Let's feel it with your, it's hard matter. Let's not skip the actual facts on the table. Sì, effettivamente devo dire che io credo nei fatti, mettiamola così, credo che ci siano dei fatti e che questi fatti vadano presi per quello che sono dei fatti, anche se in realtà i fatti sono sempre meno, come dire, ce ne sono sempre meno di fatti al giorno d'oggi, perché quello che sentiamo e vediamo sempre di più sono i fatti, la realtà alternativa, gli alternative facts, le fake news per capirci. E io penso che, non è tanto una buona idea escludere completamente, liquidare tutto quello che in realtà è oggettivo, una realtà tangibile che si può toccare. Cioè, se trovo un teschio, il teschio c'è,
è lì. E quindi è reale quel teschio lì, esiste, è un fatto. E secondo me quantomeno è un buon punto di partenza, soprattutto ad esempio per qualcuno come me che scrive dei reportage. Beh, nello scrivere i miei reportage io ho un grande rispetto per i fatti, perché i fatti rappresentano la spina dorsale poi di qualsiasi storia. E tutto questo approccio postmodernista del tipo sì, però dal punto di vista filosofico in realtà quello che conta non è il fatto, ma il ragionamento, il concetto, no, per favore, no, assolutamente, io non sono assolutamente d'accordo. E ho cercato appunto di insegnare ai miei studenti proprio questo tipo di approccio. Loro all'inizio erano super entusiasti, mi facevano tante domande, ma io li ho subito fermati, ho detto un momento, prima siamo qua intorno a questo tavolo, cosa facciamo adesso? Tocchiamoli questi teschi, ce li abbiamo davanti, ce li abbiamo qui, sono una cosa fisica davanti a noi. Prima tocchiamoli, rendiamoci conto che esistono veramente e poi possiamo anche discuterne, ma prima assolutamente non si può, cioè non si può andare da nessuna parte se si evita di rapportarsi in primis con i fatti che ti stanno davanti. E il racconto che Frank fa di tutta la vicenda, la vicenda dell'Homo floresiensis è un po' il fil rouge, la spina dorsale, ma poi ha molte diramazioni e ogni volta ecco, questi rami vengono approfonditi. Prima lui ha accennato con la signora che appunto non crede all'evoluzione e quindi affronta anche il tema del creazionismo, che è forse molto più diffuso di quanto si pensi. Allo stesso tempo, dall'altro lato, viene affrontata anche da un punto di vista storico, teorico e scientifico la teoria di Darwin, dell'evoluzione e anche come viene costruito proprio il processo scientifico, appunto, che può essere, proprio perché è scientifico, può essere smentito ogni volta da prove più robuste, a differenza invece dei dogmi teorici che non possono essere smentiti da prove. Marco, what's your question? E la domanda, Marco? No, la domanda è appunto su questo, una riflessione sul fatto che il processo scientifico appunto è in continua evoluzione, si riconfigura, come diciamo all'inizio, a seconda delle nuove scoperte, se ci sono delle prove necessarie, appunto, dei fatti. Yes, but especially in this field, I think I have never seen a field, this anthropology, your field, and especially paleoanthropology. It's because there are very, may I point at this. Arguably, this is the starting point of the science of paleoanthropology. Paleoanthropology is like the anthropology that you cannot find records, investigation, archives, interviews. It is ancestors. They don't talk. They have only left their remains or maybe some tools. So then this was found and this is revered in Holland. Even this is one of the top 10, absolutely top 5 maybe, most important fossils on Earth. It was discovered in 1892, also in Indonesia, by a son of a pharmacist from Maastricht. And we consider it, like very chauvinistically, as the night watch, Rembrandt's night watch of anthropology. And it was presented, also by the Dutch, as the missing link between apes and humans, at the Paris World Exhibition in the year 1900. So under the newly built Eiffel Tower, the Dutch presented, we found the missing link. Finally, we have found it. Look, this is it. And I like that kind of stories, but if you look back, it's still an important fossil, but it's not the missing link anymore. So the story evolves, the interpretation evolves. Stories evolve like species do in nature.
Allora, questa cosa che state vedendo, no, non lo dico io, l'ha detto lui, allora, arguably, diciamo che secondo alcuni, secondo il pensiero corrente, mettiamola così, effettivamente l'inizio della scienza, della paleantropologia è proprio data da cose come quella che vediamo in questa foto. Cioè, cosa intendo dire? Intendo dire che a differenza dell'antropologia, che studia ma ha delle fonti, può rivolgersi a qualcuno, può vedere qualcosa, la paleantropologia invece è come se non avesse nulla su cui lavorare, non può andare a intervistare un fossile di qualcuno che magari ha vissuto centinaia di anni, di secoli fa. Quindi si basa esclusivamente su questi resti, appunto questi fossili che troviamo. Ed effettivamente quello che vi mostro qui è qualcosa di cui gli olandesi vanno estremamente fieri e che hanno cominciato veramente a raccontare a dritta e a manca quanto era importante uno dei principali 10 fossili al mondo, anzi uno dei principali 5 fossili al mondo, uno dei più importanti in assoluto, scoperto nel 1892 in Indonesia dal figlio di un farmacista di Maastricht. È un po' per noi olandesi la ronda di notte di Rembrandt dei fossili, per capirci. Insomma, capite l'importanza che noi attribuiamo a questa cosa che voi state vedendo sullo schermo. Ed è stata presentata dagli olandesi come il fossile che rappresenta un po' l'anello mancante tra la scimmia e l'uomo, in sostanza. Questo anello mancante a cui anelavano tutti e tutti volevano scoprirlo, ed ecco che gli olandesi ce lo propongono su un piatto d'argento nel 1900 a Parigi, sotto la Tour Eiffel appena costruita. Arrivano gli olandesi e dicono: guardate, abbiamo trovato l'anello mancante. Allora, la storia mi piace tantissimo, devo dire. Detto ciò, è sicuramente a tutt'oggi un fossile estremamente importante, ma non è l'anello mancante, perché nel frattempo da allora sono successe altre cose, sono state scoperte altre cose, quindi la storia ha fatto dei passi avanti, la ricerca scientifica ha fatto dei passi avanti, e quindi appunto, esattamente come le specie viventi, anche le storie cambiano. E proprio l'idea dell'anello mancante, se vogliamo, ci lega un po' al titolo italiano del libro, Noi Umani, no? Perché ecco, quel saltino, cioè quel momento in cui smettiamo di essere scimmie, no? Tutti cercano. Oggi sappiamo che gli scienziati sanno che non c'è stato un anello mancante, però è sempre stato, è significativo che ci sia stata la ricerca di quel momento. Nel racconto che tu fai e soprattutto nel dialogo con alcuni studenti emerge spesso questo discorso, appunto: chi siamo, dove finiamo, in cosa siamo diversi dagli animali, no? E ci sono alcuni tuoi studenti che sminuiscono ogni tentativo di segnare delle differenze tra umani e animali. E devo dire che oggi una tendenza molto in voga, si parla anche, non so, di piante che dialogano tra di loro, quindi di smontare. Tu hai sempre una posizione piuttosto scettica su questo, sul fatto che non ci sia una differenza tra la specie umana e gli animali, almeno così mi è sembrato dal libro. Yes, I think there is. There are many fundamental differences, I believe, between humans and the other mammals, the other animals. Definitely we are mammals, but not all mammals are human. It's only us. We are the only species that can wipe out life on Earth. For a start. Sì, effettivamente io sono convinto che ci sia una differenza tra gli umani, gli esseri umani e le altre creature viventi, tra gli altri mammiferi, ad esempio, perché è vero che noi siamo mammiferi, ma non tutti i mammiferi sono esseri umani. Credo anche, ad esempio, tanto per cominciare, che noi siamo l'unica razza che vive su questo pianeta, l'unica specie che vive su questo pianeta che può distruggere tutto in un secondo, le altre non lo possono fare.
More importantly, I think we have escaped or defied natural selection and replaced it by artificial. We do influence, we do manipulate our own reproduction, and we climb to the top of the food chain. We are, next November, we are 8 billion on this planet, and we behave badly. E poi siamo forse gli unici, direi, sì, direi gli unici a essere sfuggiti, oppure comunque ad aver, a esserci messi proprio di puzzo buono a cercare di evitarla questa cosa, cioè di evitare la selezione naturale, perché noi facciamo invece una selezione artificiale adesso. Noi siamo riusciti a manipolare la nostra riproduzione, e quindi siamo riusciti anche in questo modo a salire, e ci crediamo appunto di esserci lì in alto, in cima alla catena alimentare. E non dimentichiamoci che a novembre arriveremo al traguardo degli 8 miliardi di persone, e francamente non è che ci comportiamo molto bene. And there is one beautiful thing, I think, which is quite exclusive to our species. It's that we render art, wow. We render literature, we are the storytelling animals, and we also believe in the concepts, the ideas, the vistas that we, with our imagination, we erect. Right. E poi però c'è anche un lato bello della nostra specie, se vogliamo, che ci caratterizza e ci differenzia dalle altre, ovvero l'arte, la letteratura, il fatto di essere degli animali che raccontano storie, che vivono di storie e che credono nelle idee, nei concetti e anche nelle, come dire, nelle viste, nei panorami splendidi che con la nostra immaginazione riusciamo a creare. There's one thing I also very much like in this discussion between distinction between animals and humans. I think it's Peter Sloterdijk, the German philosopher, that has pointed out how many, he calls it protheses. Protheses? Protheses? Protheses. Protheses. We have our memory, it's probably in archives. Our capacity to calculate, we have electronic calculators. Everything, not only our eyesight, is enhanced by glasses or lenses. That's a real prosthesis. But we are outsourcing everything that we cannot naturally do. Flying, well, we cannot. Well, we can. I came by airplane. So we have outsourced all these things that we cannot do by technology. I think there's no other species that does that. E poi c'è un altro aspetto, a me piace molto riflettere su queste differenze che separano noi dagli animali, e c'è ad esempio un filosofo tedesco, di cui scusatemi ma il nome non l'ho colto. Peter Sloterdijk. Ecco, German. Andate a cercarvelo. Che parla di una interessantissima interpretazione dell'uomo e di come noi oggi viviamo grazie a tutta una serie di protesi. Che cosa intende dire? Intende dire che, ad esempio, la memoria. Sì, la memoria ci serve, però fino a un certo punto, perché abbiamo gli archivi. Poi c'è la capacità di calcolo, che anche quella ci serve, però abbiamo la calcolatrice, quindi alla fine lo fa qualcun altro il calcolo. La vista, non vediamo magari bene lontano, abbiamo gli occhiali, ad esempio, questa è una protesi vera e propria. E quello che comunque non possiamo fare, oltre a tutto questo, noi facciamo l'outsourcing, lo facciamo fare da qualcun altro grazie alla tecnologia. Per dire, non possiamo volare?
io sono venuto qui volando, quindi appunto affidandoci alla tecnologia riusciamo a fare quello che da soli non possiamo fare, e questo outsourcing di quello che noi non riusciamo a fare da soli, secondo me, ci distingue appunto dalle altre specie. Sì, e forse sono pienamente d'accordo, aggiungere anche una cosa: la capacità di immaginare qualcosa che non c'è ancora, di immaginare un futuro. Ed è, credo, la stessa energia, lo stesso desiderio, lo stesso che ha spinto, per esempio, gli uomini, da Padre Ferrer a Dubois, a tutte le persone, e tutti i paleontologi e tutti i ricercatori di qualunque scienza, a cercare qualcosa che si intuisce, si spera, si ipotizza che ci sia. E poi in qualche caso lo si trova, in qualche caso lo si manca di qualche metro, però è sempre, ecco, questa voglia di cercare quello che non c'è ancora, di non accontentarsi in quello che c'è. Yes, and then I go to this particular photo because it's we try, that's very, we strive. I think we have ambitions and dreams, and I, without dreams and without desires and ambition and things like that, I wouldn't be here, I wouldn't be talking to you. I think it's a good thing that we try, for example, to make the world better. Anyway, but we end up under a gravestone, or we return to the earth as ashes. This is the pharmacist's son, Eugène Dubois, who found the missing link, or presented the missing link to the world. He was young, ambitious, he was a professor, you see him, and he was an angry old man. He was so angry and so, well, you have to read the story. It's very sad how he ended, but he didn't trust anybody, and he protected his skull to the very end. Nobody was allowed to see it anymore. People from the Smithsonian Institute in Washington came to visit him to ask for the bones, and he had his maid say that he wasn't at home. So there are many, many stories about how he died in 1940. But then he was buried, and you see, this is not a pirate from the Caribbean. This is the image of his finds. And during life, he was on top of them. He was looking for the bones. Afterwards, he is laying under his trophies. Nella foto, volevo mostrarvi appunto la foto che mi avete visto, ecco, esatto, che avete visto poc'anzi. Sì, sono d'accordissimo, Marco, effettivamente penso che tutti noi in sostanza siamo alla ricerca di qualcosa e ci affanniamo, cerchiamo di arrivarci a quel qualcosa, abbiamo l'ambizione che ci guida, abbiamo i sogni che ci guidano, e se io non avessi avuto ambizione o sogni non sarei qui oggi, non sarei qui a parlarvi di niente in sostanza. Ecco, questo sicuramente è molto vero. Di cosa ci occupiamo anche? Ci occupiamo magari in maniera molto ambiziosa, in questo senso sì, di voler rendere il mondo un posto migliore, qualcosa che effettivamente facciamo solo noi umani. Anche se poi alla fine finiamo sottoterra, proprio come questi pezzettini di ossa che poi si vanno a ritrovare secoli dopo. E in questo senso vi mostro questa immagine, che è appunto di questo signore di Maastricht, il figlio del farmacista, Eugène Dubois, che poi è quello che l'ha trovato davvero, il missing link, il legame, l'anello mancante appunto. E qui lo vedete da giovane, poi un po' più grande, e poi lo vedete un vecchio incarognito che ce l'ha con tutti e non vuole avere nulla a che fare con nessuno a un certo punto. Non vi dico di più, ma troverete molte informazioni a riguardo nel libro, perché effettivamente, a parte gli scherzi, è una storia un po' triste questa, è vero, ma alla fine della sua vita lui non si fidava più di assolutamente nessuno, e il suo teschio se lo teneva stretto e non lo voleva neanche far vedere più a nessuno, tant'è che addirittura quando dagli Stati Uniti, da Washington, arriva una delegazione dello Smithsonian, della Smithsonian Institution, e gli chiede: per favore, possiamo almeno vederli questi reperti così importanti? Lui manco gli apre la porta e fa dire alla domestica che non è neanche in casa.
Ecco, nel 1940 Dubois muore e viene ovviamente seppellito. E viene seppellito, e questa appunto è la sua tomba, che non è la tomba dei Pirati dei Caraibi, ma è la tomba appunto di Eugène Dubois. E perché ha questa tomba? Beh, perché appunto quando era in vita lui era sopra e i fossili che ritrovava erano sotto di lui. E poi da morto lui è finito sotto e quello che lui ha trovato è rimasto sopra. E con queste bellissime parole ringrazio Frank per questa e Sara per la bellissima traduzione. Thank you for the translation. Thank you for being with us. Thank you.